Andiamo ad aprire questa confezione e vediamo che sorpresa ci troviamo dentro. Lunedì. Ah, mi aspettavo una cosa molto più potente, grazie. Ah, vuoi che lo urli? Lunedì! È iniziata una nuova settimana, già da qualche ora. Oh, sei fiscale, qua è una caciara. Io sono sempre qua in questo mio angoletto a lavorare. Qui che succede? Ma questo è uno spoiler! Spoiler! Tu stai bene? Sto bene. Ho abbassato di 1 euro il costo del virale. Stava a 3,69. Bene, Claudio oggi ha deciso questa cosa. Perché sei qui? Devo doppiare alcune parti del cortometraggio che abbiamo fatto insieme. Siamo pronti a girare. Beh, che ricordi? Bellissimo. Pazzesco. E quindi è venuto il nostro enorme Maurizio. Non riesco a smettere di guardare Maurizio nell'angolo del Ma sono fotogramma. nell'angolo qui. Quindi quello che ci serve è sicuramente un sì! Ammazzalo! Sì! Sto riparando le cuffie che si sono rotte del tempo anni or sono. Perfetto. Saldiamo quest'altro punto. Questo è bello, no? Cioè, il fai da te, ripara da te, riparelli. È sistemata. Questa giornata volge al termine. Domani devo fare un unboxing particolare. È arrivato questo. Passiamo a martedì. La giornata pazzesca. C'è Giovanni che sta facendo qualcosa di assurdo. Pezzettino che ti sto inviando. Che c'è? Perché gli occhiali da sole? È perché ho cominciato a parlare. Oh, FX! Se affidate i vostri video a Slim Dogs, questo è il risultato. Abbiamo finito la nostra pausa pranzo oggi e ci stiamo dedicando a un'attività indispensabile per la Slim Dogs. Il giardinaggio! Stiamo mettendo queste piantine qui. Sì, continua ancora. Potremmo scavare un bunker qua sotto. Possiamo seppellirci un gatto. Ti è? Sa sentì? Pare che è morto qualcuno. Sei venuto anche tu a fare giardinaggio? Hai quasi distrutto i nostri fiori. Sono le 19:11. Basta, si va a casa adesso. Mercoledì, oggi sono vacanziero, non sto allo studio, ci siamo presi una giornata di pausa e quindi sto facendo il turista. Come si chiama questo luogo? Si chiama Civita di Bagnareggia, la città che muore. Ciao a tutti. Siamo per percorrere questo incredibile percorso. Dovremmo essere più o meno arrivati sulla cima. Raga, invece il drone qua impazzivo, bellissimo. Guardate che colori. È proprio quel momento del tramonto, quello che lo sapete che mi piace a me. Anche questa giornata è finita, oggi è stato relax e quindi adesso però è il momento di tornare a lavorare. Quindi passiamo a giovedì. Giovedì? Giovedì? È giovedì. È effettivamente giovedì. Riunione per lavori, parlare, colori, il computer. Che palle! Questa giornata piena di emozioni ci voleva un'altra cosa entusiasmante da fare. Calcificazione della del macchina del carro. Bella sta musica, è nuova? Un nuovo pezzo. Senti? Ammazza! Una mina assurda! Fatto l'upgrade! Bellissimo! Ah! Madonna! Contenitore! Avento, hai fatto un... Plastica! Togliere questo! No! No! Tenete premuto il tasto calc... 3 secondi! 0... 1... 2... Pisciatina! Ma guarda che... Ma che devo fare? Quando la soluzione del calcificante è terminata, il LED. Ah! Hai toccato? No, no, lui ha toccato me. A me sta giornata mi ha proprio provato molto, eh. Fallo! Ti vedo rilassato. Non può finire sempre così comunque, cioè non è possibile, zio. Andiamo via. Possiamo far vedere un estratto del video che un giorno vedranno sul tuo canale. Prego! Ci sono io in questo che video. Che parte gli facciamo vedere? Aria! No! Questo sono io, Aria! Aria! Da aspettarsi ottima roba da questo video. C'è della poesia. Un giorno avrete questo link. Quando anche noi avremo questo link. Io sto impazzito. Forse questa giornata deve finire venerdì. Ma questa sera c'è un evento dove presentano questo. Ancora non ho aperto. Quindi credo sia proprio il momento di fare
un unboxing. Buongiorno, bentornati a questa recensione di Rocco Buongiorno. Oggi vi parlo di una tecnologia all'avanguardia, una tecnologia grossa, lo dice anche il nome stesso XL. Credo che questa scatola mi farà parlare per almeno 45 minuti perché la sento proprio massiccia. Andiamo ad aprire questa confezione e vediamo che sorpresa ci troviamo dentro. Dio mio, un tripudio di brividi mi sta percorrendo ogni pelo del corpo. Una scatola nella scatola. Non mi è ancora mai successo nella vita di dover fare un doppio unboxing. Scusate, potreste urlare di meno? Per favore! Grazie! Apriamo la scatola e vediamo un po' che cosa... Che meraviglia! Questa plastica mi fa già godere solo a toccarla. Questo telefono è delle dimensioni di un 38 di piede. Perfetto, il mio numero. Dio mio, sto per esplodere di passione. Che bello, questo telefono è anche delle dimensioni di uno specchio per truccarsi. Quando metto il fondotinta posso utilizzarlo, meraviglioso. All'interno della confezione troviamo anche delle comode istruzioni di carta nell'era del digitale. Mi sembra giusto. Adesso ve le leggerò pagina per pagina. Non leggo perché non leggo. E questo è quanto. Abbiamo letto tutto, è stata una lettura appassionante. Adesso mi sposto e vado all'evento. Ovviamente io sono in un ritardo folle. C'è traffico. Cazzo, da freddo. Quella è la mia destinazione. Dove state esattamente? È proprio davanti allo stand di Google, ma prima dell'ingresso principale. Temerario, eh? Temerario. Senza giacca. Mangiamo del cibo? Il paninaro c'ha un altro sapore. Questo è il mio nuovo telefono, più o meno scala reale. Cibo pugliese? No. L'acqua liscia. Ciao, grazie. Perfetto, grazie mille. C'è un logo Google in ogni pertugio. Nel cespuglio. Sul muro. Io non so se posso fare il coatto perché ho il telefono dell'evento o se ce l'hanno tutti. Ma è una sala cinema, che bello. Qui proietteranno del film e noi osserveremo questo film. Dobbiamo cercare i nostri nomi. Qui è Fiorello. Perché ti conosce? Non mi conosce ovviamente. Ah, lui è il mio eroe. Maestro del bocca al lupo. Buonasera. In anteprima siamo qui a annunciare il lancio in Italia di Pixel 2 XL. Te l'ho dato già. Ah no, un anno. Alla tua paternità. Auguri. Spiegare cosa. Ah, è un perché finisce sempre così? Sempre così finisce. Tieni Matteo, prosegui. Grazie. È una finta foto. È tutto molto bello, ma è giunto il momento di andare per noi, perché si è fatta una certa. Tra poco la nostra telecamera si ritrasformerà in zucca. Ciao. E questa giornata è finita. Voi direte venerdì. No, esatto, stolto te. Sei caduto nel tranello. Invece... Ma la settimana ancora non è finita. C'è anche sabati. Sabati succede una roba pazzesca. Allora sabati. Sabati. Oggi andiamo in mezzo ai monti a fare delle riprese per Mauro. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Sei felice? Yeah. Ciao. Ciao. La tessera. Oh, Madonna, sì. Ritirare la tessera. Dai, stai calma, mannà. Arrivederci. Siamo arrivati alla nostra destinazione. Questo nulla si chiama Rocchettine e noi adesso la dobbiamo inquadrare col drone. Zio, mi hai portato in un posto bellissimo. Hai messo tu queste radici dove per rendere il muro bello? Che fissa. Wow! Strabiondi. Facciamo un paio di droneggi qua. Questa potenzialmente è figa. Mm-hmm.
perché stavo veramente basso qua. Riprese effettuate. E io sto in fissa, raga. Cioè, sto drone l'ho schiantato contro tutti gli alberi. E adesso arriva la parte più importante della giornata. Il cibo. Io me pio piatto di tagliatelle con ragù deli mort. Che mi sento male. Abbiamo fatto il tempo. Sono le cose che non ci sono. Ci sono. La ricotta è vera. Quella che è più buona. Abbiamo fatto il nostro dovere. Abbiamo fatto più del nostro dovere, abbiamo fatto del cinema. Adesso questa settimana finisce. È stata infinita. Vuoi farlo tu? Non è mai finita la settimana. Dai, finisci la settimana. Sì. Oddio, sono emozionata. Crack. Crack? Ma mi hai fatto una manata su. La chiudo io la settimana, ciao. No, sei giovane, non mi diverto, eh.